Buonasera, anime oscure. Buona. Eccoci con i nostri Ghostbusters italiani preferiti e unici anche. Ben trovati di nuovo. Come state? Bene, 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 grazie, grazie. Tutto bene? Grazie per l'invito. Ma ci mancherebbe. Allora, innanzitutto eravamo d'accordo appunto di fare una seconda live stasera. Finalmente abbiamo il trailer ufficiale, l'ultimo trailer, non vediamo l'ora di mostrarvelo. Abbiamo qui con noi tutto lo staff praticamente che ha lavorato al film, Salto on Quasi. Florence, quasi tutto lo staff ovviamente, Un bel po' più grande in più realtà. grande, Sì, sì, esatto. no, diciamo una buona parte dello staff di Assault on Florence. Qui con noi stasera c'è anche Erika, che è alla Buonasera. prima live. Benvenuta Erika, ben trovata. Grazie. Renato, Grazie per essere Matteo, anche a voi. sono veterani dell'altra intervista. Abbiamo anche Simone, che è il Piacere. fonico del film. Ciao Simone, ben trovato. Grazie. Allora ragazzi, che dite? Partiamo intanto col trailer, così dopo parliamo meglio di questo film di cui siamo in profonda attesa. Va bene, vai. Vai. Vada. Vai regia. Abbiamo analizzato l'area dove sorge il castello e abbiamo scoperto che si situa proprio sulla linea del drago, altrimenti nota come linea terrestre di San Michele e Arcangelo. Allora, vuoi proprio collaborare? Collaborare? Devo ancora farmi il primo caffè del mattino e devo ancora andare al cesso. Allora vuol dire che per questo assegno torneremo la prossima volta. Va bene, avete catturato la mia attenzione. In cosa posso esservi d'aiuto? Chiamala Fatima, chiamala Fortuna, chiamala Karma. Ho la convinzione che tutto accade per un motivo. Ci sono dei luoghi che hanno la particolarità di assorbire enormi quantità di energia psicocinetica. Bisognerebbe anche trovarci di fronte ad una congiunzione astrale che accade ogni 500 anni in un preciso giorno di primavera. Beh, questo sappiamo già quando succederà. Domani notte, alle 3 in punto. Questo a volte può formare dei semplici orbs che sono totalmente innocui, ma in alcuni casi può significare il ritorno nella nostra dimensione di alcune entità. No, 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 non guardi me, anch'io parlo solo italiano. Fatto paura? No, no, figuriamoci, noi anzi siamo abituati a vedere. Ma dimmi, sei nuova qui in villa? Quindi pensi sia posseduto? Credo sia il caso di tornare al castello a fare due chiacchiere.
Io non so voi, ma quando parte di sottofondo quella musichina lì già mi vengono i brividi. A me mi sono venuti i brividi a farlo, quindi. Ci credo, non deve essere stato un lavoro da poco. Allora, purtroppo abbiamo qui in Toscana abbiamo dei grandissimi temporali in questo momento, quindi a volte è saltata un po' la linea, però Io lo l'ho visto rimandiamo molto dopo e lo attratto. carichiamo. Sì, infatti l'ho visto molto attratto. Andava a momenti riandava, ora comunque dopo lo rimandiamo di nuovo, poi lo lasciamo fisso in pagina così abbiamo modo di farlo vedere a tutti per intero. Purtroppo sono, come dicevamo prima della diretta, sono le gioie della diretta quando ci sono questi bei temporali in zona. Allora ragazzi, intanto Renato ti volevo chiedere a che punto siamo adesso? Aggiornaci un po'. Stiamo a buon punto, dai, siamo a buon punto. Ora dobbiamo lavorare sul doppiaggio e sul finire di fare il montaggio. Ora inizierà un lavoro bello tosto sia con Matteo Piccini che con Simone. E inizia il bello, perché ora si inizia veramente a montare tutto questo grande puzzle che è costruito in 2 anni, quindi una roba enorme, e devo dire che i pezzi sono tutti molto interessanti, quindi c'è da trovare il giusto collage, e sono sicuro che Matteo farà un grande lavoro, poi stiamo anche insieme a fare questa cosa. Simone ha dimostrato le sue grandi doti come effettista e sound designer, che è un mostro, ha fatto una roba immensa. A parte, vabbè, con Simone siamo trovati subito, perché essendo entrambi malati del genere, appena abbiamo buttato giù le idee, già avevamo in mente che musa inserire in quel, quindi è stato tutto molto semplice. E il risultato è questo. Quindi, bene, se questo è il buongiorno, allora secondo me il film veramente sarà notevole su questo punto di vista. E poi vedremo. Sono sicuro che ormai manca veramente poco. Stiamo lavorando per settembre. Quindi portarla al cinema a settembre e realizzare la premiere nella prima settimana di settembre. E ora stanno iniziando un po' di contatti, vediamo cosa riusciamo a fare su Firenze. Però l'obiettivo è questo qua. Perfetto, allora Erika aveva un paio di domande da farvi per chi si fosse perso la diretta dell'altra volta, volevamo un attimo ritirare fuori qualche argomento che vi abbiamo già chiesto, però per chi non ha potuto partecipare alla prima live, Simone compreso, almeno possiamo un attimino riprendere il filo da dove l'avevamo lasciato. Ti lascio la Sì, parola, Erika. grazie. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti perché per me è un gran lavoro e si vede i 2 anni che ci sono dietro, secondo me. È un bellissimo trailer, molto interessante, anche io non vedo l'ora che esca. E dunque, la prima domanda era, che come abbiamo già detto, lo richiedo di nuovo, come vi è venuta questa idea di fare una versione italiana di Ghostbusters? Visto che idee così originali non se ne vedono molte da noi, poi messe in pratica. Allora, in realtà l'idea è nata 2 anni fa d'estate, cioè poi c'è una foto che diventerà famosissima. Siamo io e Matteo sul divano in terrazza da me che gesticoliamo. C'era questa idea che era una roba da pazzi, doveva essere un corto, diciamo c'erano le basi, no? C'era un soggetto, però lui li piacque subito. E la passione per Ghostbusters da quando ero ragazzino, e poi sinceramente ho pensato subito a collegarlo a un discorso di scopo benefico, perché conoscendo il discorso dei diritti della Ghost Corp eccetera, è ovvio, non è un film che puoi andare a vendere. Allora era giusto legarlo a qualcosa di socialmente utile, no? Soprattutto lavorando sul territorio. E poi pian piano l'appetito è venuto mangiando, perché comunque fai una cosa, inventa un'altra. Sai che c'è? C'è che all'inizio questa roba veniva presa molto sotto gamba, in generale, ma come era giusto che sia. Poi pian piano la cosa è iniziata a prendere una forma, e ora è tutto diverso. Ora è tutto diverso perché ora siamo su tutti i giornali, radio, TV, insomma c'è tante cose in ballo. E ora è facile dire: ah, che bella sta cosa. All'inizio è stata dura. E devo dire, in pochi ci hanno creduto, come Matteo, come ragazzi dello staff e del tecnico, e veramente è stato un lavorone immenso, a tratti anche duro mentalmente, perché comunque per me poi era il primo lungometraggio, perché poi in realtà vengono l'esperienza di un corto che è stato il trampolino di lancio, ma questo era il lavoro più importante. E poi il discorso delle donazioni stanno, grazie a Dio, continuando ad arrivare, e perché è tutto, ricordiamo, l'autoprodotto con donazioni. Infatti, sì.
Questo è stato una specie, e tuttora è un miracolo. Quindi in realtà la cosa è nata veramente per un giochino che poi è diventato molto più importante. E poi nel corso di questa intervista sveleremo altri punti importanti. Però penso intanto aver risposto alla prima domanda. Sì. Ok, è molto interessante. Ho visto comunque diversi altri, adesso ho visto veramente se si fa una ricerca su Google escono moltissime notizie, come dicevi all'inizio non si sapeva niente, ora si vede che c'è molto più interesse. Comunque sicuramente avete avuto un bel coraggio, un po' da folli iniziare un progetto così, ripeto, in Italia. È vero, è vero. Vabbè, Però non non vedo siamo l'ora i soli. di vederlo, sicuramente sarà un successo. No, non siamo i soli. Ti dico che di conto c'è anche tanto lavoro dietro anche di promozione da parte di Ghostbusters Italia, cui siamo anche tesserati, sai, io e Matteo, che è diventata da un'associazione, è diventata una famiglia. E tuttora lavorano tantissimo dietro a Sutton Florence. Ghostbusters Italia ha lavorato molto per la promozione anche di un altro fanfilm che è Real di Edoardo Stoppacciaro, che è da poco che è uscito anche al cinema, hanno fatto diverse proiezioni con un lungometraggio, sempre un fanfilm Ghostbusters, davvero molto interessante. E noi siamo qualcosa di diverso in realtà. Quindi in Italia ne abbiamo tre, che è un fanfilm di Ghostbusters Italia, un corto, un mediometraggio, 45 minuti, una roba del genere. Poi ci abbiamo Real e ora questo. E poi la cosa bella è che sono tre fan film completamente diversi. Quindi secondo me il fan e non fan con questi tre prodotti vede un qualcosa di interessante abbiamo in Italia. Quindi secondo me è un qualcosa di carino, insomma, che può andare bene, che poi non fanno concorrenza l'uno all'altro, anzi c'è tanta sinergia, condivisione e stima per tutto. Quindi bella questa cosa, molto interessante. Senti, a livello di acustica, tanto per coinvolgere un attimino anche te. Stavo leggendo questo commento mi viene l'ansia perché aspetta, allora, sai, belle le immagini e il sonoro, attori credibili, grazie. Un po' meno, ma in realtà non si vede a tratti, quindi io no, in effetti speciali, i fantasmi non si sono, io non l'ho manco visti, cioè nel senso non riuscivo a vedere. E tra l'altro gli effetti speciali sono di Riccardo. Matteo sta ridendo perché probabilmente, ma Riccardo in questo momento si sta sentendo male. Però posso garantire che Riccardo Corsi, cioè, gli effetti speciali ha fatto lui, la creazione dei personaggi, dei fantasmi sono veramente fighi. E no, non, se vista a tratti non rende veramente. Io sicuramente quando lo vedremo, insomma, diciamo un andamento continuativo si vedranno bene. Se ne vedono due in realtà. Gli altri fantasmi che abbiamo poi, gli altri personaggi sono all'interno del film. E abbiamo visto questo fantasma che assomiglia a un qualcosa che è un mix tra un cinghiale e un altro tipo di animale, che ha un Un nome, è stato incrocio. battezzato, si chiama Grunter, che ha Oh, sonorizzato, suona, un'identità vocale. la prima prova, comunque l'identità sarà quella. Sì, che poi si chiama Gru, cioè c'è un perché quel fantasma è fatto così e lo scoprirete poi nel film. Fa parte comunque di tutto di un contesto particolare, esoterico, interessante. E però peccato perché infatti anche io non riuscivo a vedere bene, era sgranata l'immagine e non si vedeva neanche. Peccato. Poi, Comunque quando sarà purtroppo, poi, quando condividete voi, sarà poi da domani online sulla nostra pagina di Jazz Florenze e anche sì, no, ovviamente ma sulla noi pagina lo del film. condivideremo in pagina, lo lasciamo lì fisso, così la gente è fissato in alto, così chi entra in pagina se lo guarda subito prima di vedere Bellissimo. tutto il resto, quindi lo lasciamo parcheggiato lì a oltranza. E no, purtroppo, ti ripeto, c'è un No, lo temporale so, lo so. pazzesco qui da noi, quindi purtroppo la regia parte da qua e un po' mi... Ovviamente sempre quando devo fare una diretta o il carisma o cose del genere, sempre, questa è la mia gioia. Allora, Simone, ti volevo fare una domanda, giusto appunto che hai tirato fuori, abbiamo tirato fuori il discorso del Grunter, hai detto Renato? Grunter, sì. Perfetto. Quindi ovviamente hai dovuto fare anche un lavoro di fantasia per immaginarti i suoni che emettono questi Esatto. personaggi. La Ti cosa sei bella di ispirato? Ghostbusters, sì, la cosa bella di Ghostbusters è che l'impianto quasi grottesco è un sogno per chi fa la post-produzione audio, perché ti dà la possibilità di spaziare da quello che è, diciamo, il sonoro classico di un film, che sono le scene più comiche, Sì.
poi c'è un impianto quasi fantascientifico, però questo impianto fantascientifico sfora quasi nel cartone animato, e quindi c'è una libertà non estrema, ma quasi. Si può veramente giocare tantissimo col suono e divertirsi, anche perché tipo anche le stesse armi sembrano di gomma, sono gommose, i fantasmi sono quasi caricature, quindi ci si può divertire tanto, è una bellissima esperienza. Non capita poi di lavorare a un progetto del genere in generale, perché davvero in Italia non se le fanno queste cose in qualsiasi livello di produzione, quindi... Ti sei potuto sbizzarrire, diciamo, abbastanza. Sì, esatto, sì, esatto. A briglia sciolta. Ma, sì. E senti, invece i personaggi in sé, l'ha ideati qualcuno di voi? Cioè, chi è che gli è venuto in mente di fare il Grunter, ad esempio? Che è un personaggio particolare. Lì è la genialità del nostro grande Corsi. Perché comunque Riccardo, avevamo un'idea di personaggi, e quindi quando ho scritto l'identità del personaggio, lui si è divertito un po' a disegnarli. E abbiamo iniziato, insomma, a fare le prime bozze, e poi lui sul 3D è veramente forte, che poi ti va a creare la fisionomia del personaggio, i muscoli, tante cose, no? E quindi il muoverlo, vederlo, me lo ricordo ancora, fece vedere a Matteo Piccinini le prime volte che si muoveva in bianco e nero, la struttura, no? Era già figo. Quindi poi lo vedete nel film, che personaggio è questo qua? Però ecco, lui devo dire l'ha disegnati bene, ma poi è ovvio, abbiamo visto anche quel personaggio femminile che poi scopriremo chi è, personaggio chiave anche quello del film, quindi devo dire che tutto va nella fantasia di Riccardo, dai, questo bisogna dare merito assolutamente. Diamo a Riccardo quel che è di Riccardo, via, insomma. Esattamente, no, su queste cose non si può dire niente. Esatto. Matteo, allora sì. Eccoti qua, sì, ben trovato di nuovo, perfetto. Allora, per quanto riguarda invece il montaggio, perché mi immagino che un conto sia appunto immaginare certi personaggi, seguire una sceneggiatura, ma poi montarli e rendere tutto scorrevole e credibile non sia facile. Hai avuto delle difficoltà, è andato tutto abbastanza liscio? C'è qualcosa che... Vai pure. No, è andato tutto liscio, perché la cosa bella è aver fatto già le riprese giuste, e così diciamo il montaggio diventa semplice nel momento in cui hai tutto ciò che ti serve, poi alla fine sì, puoi aggiustarlo, puoi cambiare l'ordine di alcune cose, ma sostanzialmente è quello. E in questo devo dire che devo ringraziare la squadra di ripresa sostanzialmente, quindi il buon Matteo Vanni, che mi ha supportato in questo lavoro, che saluto calorosamente. Insieme grande Vanni, grande Vanni. Esatto, hanno fatto entrambi un lavoro eccellente, perché la fase più difficile sostanzialmente non è in realtà il montaggio, perché quella è una fase, è una specie di autopsia, insomma, che facciamo lì su tutti i vari pezzetti, ed è fatta a freddo, se vuoi, come un'autopsia, appunto, perché tutte le cose sono già compiute sostanzialmente. Mentre la fase di ripresa è quella peggiore, perché lì tutto può succedere, come adesso c'è un temporale, no? Esatto. E il video è andato a scazzi. C'è l'imprevisto. Certo. Così che quando si fa le riprese potrebbe piovere, potrebbe succedere qualcosa, e succede sempre qualcosa. Questa è proprio la legge di Murphy del set. Insomma, succede. Ma poi si parla di qualcosa. Fantasmi, quindi potrebbe, esatto, anche essere che questo fantasma ci rema contro in qualche modo. Potrebbe anche essere. Quindi ecco, la cosa importante per portare a termine un progetto è la squadra. E allora, da questo punto di vista, io ho avuto il sentore che saremmo potuti arrivare alla fine del progetto il primo giorno di riprese, quando ho conosciuto appunto Matteo Vanni e gli altri della squadra, e mi sono detto sì, ok, possiamo arrivare alla fine, perché lì è stato un po' un'incognita, appunto, non essendoci un vero budget, era un po' difficile mettere insieme tutte le professionalità che dovevano essere sul set, perché ricordiamoci sempre, la post-produzione è comunque un qualcosa che puoi gestire nel tempo, non è in tempo reale come le riprese. Quindi a un certo punto, se un giorno stai male, già beh, giro molto domani, se il computer si impalla, ok, lo faccio ripartire, ma se durante le riprese succede qualcosa, o la squadra non è affiatata, o non si lavora velocemente
al ritmo giusto, rischi di non portare a casa il girato, e questo è, certo, è la cosa peggiore. Quindi come anche come regista dovevo stare attento a mantenere un certo livello di qualità, ovviamente, perché sotto una certa qualità non si può scendere, e allo stesso tempo portare a termine il progetto, perché se uno si incaponiva a voler fare delle cose che si sarebbero potute fare, cioè io nella mia mente ho immaginato tante cose che poi non ho potuto fare, no? Se io mi incaponivo e dicevo volevo fare questa cosa, magari stavo 3 ore per fare un'inquadratura, però poi dopo non finivo il film. Esatto. Quindi il regista è un po' uno chef che con tutti gli ingredienti cerca di fare le cose migliori. Ovviamente la qualità degli ingredienti contano, però, e quindi, diciamo, io non potrei mai far niente se non ho una squadra con me. Ecco, quindi da questo punto di vista devo dire, devo ringraziare, insomma, tutti quelli che sono stati sul set, sia appunto il reparto camera, e quindi Matteo Vanni e tutti gli assistenti, in più la parte dell'audio, che insieme sono la parte proprio fondamentale, e la produzione che ha organizzato ovviamente tutto questo, che ha supportato, come dire, con il loro lavoro lo svolgimento, la garanzia che tutto accadesse. Quindi ecco, ritornando al tuo discorso, se il montaggio è stato difficile, no, è stata anche una parte divertente, se vuoi, perché lì possiamo andare oltre ciò che avevamo immaginato. Cioè io ho immaginato che la scena, ovviamente in base alla sceneggiatura che ha scritto Renato, è chiaro, non è che vado di mia iniziativa, comunque posso aggiungere ovviamente qualcosa, ma sempre rispettando la linea di chi ha scritto, ovviamente, l'autore. In quel caso, appunto, io ho seguito e ha portato eventuali migliorie, spero, durante le riprese. Dopodiché, quando andiamo al montaggio, possiamo o fare quello che abbiamo già pianificato, e quindi si rimane a quel livello, oppure salire anche un livello superiore. Alzare la scena. Al montaggio possiamo fare qualcosa di più, perché certe cose non ci sono venute in mente durante le riprese, le possiamo aggiungere in montaggio. Anche perché era partito... il progetto non doveva essere un film, no? Inizialmente, giusto Renato, se non ricordo doveva male. Doveva essere un cortometraggio. Deve essere un cortometraggio, esatto, di una durata massima di 20-30 minuti, non di più. Quindi poi, la cosa poi è lievitata strada facendo. Perché è iniziato a diventare credibile il progetto, ha iniziato ad andare bene il primo trailer, e devo dire il primo è stato un po' la chiave di volta, e da lì poi sono iniziati ad arrivare veramente gli aiuti. E quindi ovvio che se hai gli strumenti per fare, hai una squadra che sa lavorare, che sa stare su a fare le cose, ovvio che tutto diventa più semplice. Benché abbiamo avuto 1,5 miliardi di problemi, ma risolti sempre in tempo reale con la calma e la passione di persone che volevano fare qualcosa di bello, insomma, di interessante, di nuovo anche. Quindi tutto è andato... per il meglio, e poi sai, Matteo te lo può confermare, un conto è fare 28-30 giorni di riprese di fila, un conto farli cadenzati in 2 anni, a 1 anno e mezzo, quindi stoppi, rinizi, riguardi, rifai, ricontrolli, e quello si è fatto la barba, e quello si è fatto la pelle, e quell'altro è dimagrito, è un casino, quindi è normale, devi stare sempre concentrato sul pezzo. E poi guarda, ti dico una cosa, che il bello di questo progetto è perché non ci siamo mai persi un attimo. Siamo stati veramente, siamo tuttora da 2 anni completamente affiatati quotidianamente. Cioè, una cosa per un'altra, non è che c'è stato un periodo di vuoto, anzi, benché magari i ragazzi della troupe erano impegnati in altri progetti, c'era comunque anche il pezzo era sotto un Florence. Questo mi ha fatto piacere, non ci siamo mai discostati dal fine. E questo ha portato più che bene, perché poi sta dimostrando che ora stiamo iniziando a raccogliere i piccoli primi frutti, che sono veramente interessanti. Beh, l'unione e l'affiatamento in una squadra poi sono fondamentali, perché se le cose che fai le fai con passione, con amore e con coesione, ovviamente arrivano in una maniera diversa, no? Sappiamo, anche noi siamo uno staff abbastanza variegato ma molto uniti, abbiamo una mano l'un l'altra, e le cose funzionano bene quando c'è appunto un darsi una mano a vicenda. Ecco, tu Erika avevi una domanda, giusto? Sì, allora, come detto, il lavoro di 2 anni sarà stato sicuramente difficile, insomma, tanti imprevisti, tante
tanti problemi da risolvere, cose da tenere d'occhio, controllare, eccetera. Mi immagino che, visto lo scopo per cui viene realizzato il film, questo sia stato forse un po' più facile, insomma, che sia stato un incoraggiamento magari andare avanti nei momenti difficili, visto che, come avete detto, questo il ricavato, insomma, del film andrà in beneficenza all'ospedale Meyer. Io volevo sapere come è nata la collaborazione, come mai avete deciso, insomma, di fare questa donazione, come è nato questo progetto, se l'ideale avete avuto voi oppure loro, ecco, questa è la mia curiosità. Ok, allora, in realtà l'aspetto benefico non è collegato direttamente al Meyer, ma è per il Meyer, mi spiego meglio. Allora, quando vai a fare qualcosa a scopo benefico e dai i soldi ad una fondazione o un ente, è un discorso. Quando sì, invece l'ospedale ti dice abbiamo bisogno di quel macchinario e quindi dateci una mano per quello, ecco che si smuovono altre forze. In questo caso abbiamo conosciuto per vie traverse Girotondo per Sempre, che è questa associazione fiorentina che lavora da sempre nell'acquisto di macchine medicali, è stato bello il primo incontro, abbiamo fatto anche con Matteo con loro, dove abbiamo visto cosa realmente negli anni avevano procurato il reparto di emo-oncologia pediatrica. Poi in realtà loro lavorano spesso per quel reparto lì, e ci ha affascinato tantissimo questa cosa. Non avevamo identificato esattamente qual era la macchina medicale che serviva, perché all'epoca, 2 anni fa, non lo sapevano, però quello che servirà, vedremo, intanto ci mettiamo all'opera. Ad oggi lo sappiamo, e quando abbiamo iniziato anche a saperlo è cambiato anche il mood, perché è ovvio che tutto diventa concreto, tocchi con mano la realtà. L'ho spiegato anche due o tre settimane fa, anche su Italia 7, quello che è la macchina medicale, questo microscopio micromolecolare, no? Che servirà appunto a salvare tantissime vite. E dà un costo importante. Non abbiamo la presunzione di dire che a Sutton Florence potrà essere la risoluzione dei problemi, perché a Sutton Florence è uno degli strumenti per arrivare a acquistare questa macchina medicale. Poi, chi lo sa, magari arriva un miracolo e arriviamo, anche perché parliamo di una macchina che costa 189.000 euro più IVA. Quindi cioè, bisogna che a Sutton Florence fare veramente, veramente bene. Quindi, no, nel senso... ma, allora, noi ora obblighiamo tutti gli iscritti a venire. Siamo 75.000, proviamo a vedere se riusciamo, allora sì, visto che è una cosa... Ecco, visto che parenti hanno iscritti. Io ti dico una cosa, ti dico che per Firenze, per la premia di Firenze, sicuramente ci sarà tanta partecipazione. Perché ti dico che, ne parlavo a Matteo l'altro giorno, siamo arrivati a dei livelli belli che a me emozionano, ma rimaniamo col sorriso dell'umiltà, insomma, è ovvio. Vai a fare la spesa e mi ha fermato anche la guardia giurata, mi ha chiesto quando usciva il film. Ti giuro, è stata una roba imbarazzante. Fantastico. Sì, perché ormai la cosa, la gente poi ora ti riconosce, no? Certo. E quindi è vedi che te lo dicono con la curiosità di un qualcosa che sanno che è interessante. E questo fa piacere a me, fa piacere al regista, fa piacere a tutte le persone che ci stanno lavorando. Come sono strasicuro che i primi 2 o 3 sono andati bene, ma questo volerà tantissimo, perché l'avete visto, insomma, c'è una qualità diversa. Mi dispiace non avermi fatto vedere tu prima, perché questa sarebbe stata una roba... diversa. No, però, dai, guarda Renato, Renato, ma tanto martelleremo talmente tanto le persone che penso che nell'arco di un paio di giorni lo sapranno tutti a memoria, battuta per battuta, se no tutti in punizione. Grazie, no. Salutiamo Paolo Giovannoni per questo momento, grazie. Allora, noi verremo alla prima sicuramente, infatti come ti avevo già detto anche l'altra volta, cercheremo di portare gente anche della nostra pagina, più siamo meglio è, visto che comunque è un'iniziativa, a parte che non vediamo l'ora di vedere il film perché siamo super mega curiosi, quindi anch'io, a prescindere da quello anch'io. Te credo, però è anche un'occasione anche per fare qualcosa di positivo e che veramente dà una mano al prossimo, quindi mi raccomando, tutti i follower, tutti presenti come minimo alla prima, invadiamo Firenze anche noi di Horror Delete, facciamo un assalto a Firenze tutti lì. Esatto. Quello deve essere vero, assolto a Florence, cioè. Tutti lì. Senti Simone, ma tu come ti sei avvicinato a questo progetto, raccontaci un po'. Bello, mi hanno pescato perché abbiamo la stessa malattia io e Renato, e questo è il problema. È vero. È andata così, e quindi come facevo a dire di no? Cioè, era impossibile, è il sogno di quando, cioè il sogno di ogni bambino. Io ho detto a Renato,
se dico di no, io da bambino vengo nel futuro e mi tiro una martellata. E mi picchio da solo. Quindi è stato inevitabile, non è che mi sono avvicinato, ma ha chiamato, sono stato risucchiato. C'è stata una chiamata. Sono state le mie preghiere. Sì, sono stato risucchiato, sì. E chi chiamerai della serie? Esatto, sì. Senti, Renato, abbiamo delle date papabili per la premiere, più o meno? Mamma mia. Io ci provo, lo sai. Mi fai in ansia, mi fai stare. Tanto dipende da me, quindi... Esatto. Quindi Simone, hai tu delle idee su quando sarà la premiere? Allora, non mi possiamo sbilanciare su questa cosa. No, cioè nel senso, sicuramente ti ho detto l'obiettivo è veramente la prima decina di settembre, ma perché c'è una data speciale che non dico che scaramanzia. Esatto. E c'entra con il film, Perfetto, quindi rimaniamo indicativamente intorno a settembre, così rimaniamo settembre, nel la prima decina di settembre. Vabbè. Vediamo più che altro perché ora dobbiamo sentire esattamente dove farla. Ci sono un po' di contatti ora in corso, in realtà sono partiti da oggi, quindi però dobbiamo essere a quel punto belli pronti. Quindi c'è un bel lavoro da fare, ora inizia il lavorone duro perché comunque c'è delle cose anche da doppiare, ci vorrà impegno, concentrazione. E guarda, io ho doppiato un corto e sono morto a fare un corto di 5 minuti, quindi già ora mi viene, però ho un pochino più esperienza ora, che quello sono un po' più positivo, quindi la gavetta, diciamo, Matteo me l'ha fatta fare bella ignorante ai suoi tempi, quindi vengo dalla scuola piccinini e devo fare per forza bene, sennò poi giustamente papà si arrabbia e quindi devo essere bravo, non lo posso permettere, insomma, e devo dare l'esempio. Un'altra cosa sicuramente interessante da dire è che abbiamo avuto l'appoggio di promozione anche per quanto riguarda l'estero e quindi questa è una cosa molto importante e quindi inizieremo a fare questo lavoro di promozione a New York, partiremo nella Ghost Week dall'8 al 12 e grazie appunto ai pompieri della Red Rate, della caserma della Chiappa Fantasmi, faremo vedere questo trailer sottotitolato in inglese, quindi Simone è tutto ansioso di questa cosa. E loro sono stati molto vicini al progetto benefico, conoscono bene Assolton Florence. Altra notizia molto bella che non è ancora ufficializzata, ma un grande canale di distribuzione Ghostbusters a livello mondiale molto presto parlerà di Assolton Florence. Questo grazie all'ennesimo aiuto di Ghostbusters Italia, che ha fatto un lavoro di intermediazione, di aiuto, di promozione infinito. Veramente il presidente Max di Ghostbusters Italia ha fatto, con tutti i ragazzi e il direttivo, anche dei dati di staccamenti d'Italia, hanno fatto un lavoro, e poi sarà bellissimo vederli a Firenze per la premiere, quindi sarà uno spettacolo nello spettacolo. Quindi voliamo un tanto emozionato a New York, ma per dare la spinta giusta a questo film che sta diventando più grande di noi, la realtà. Poi Renato, mandaci poi un po' di video, foto da New York, che le condividiamo più che volentieri. Faremo tanto, ma poi questa avventura sarà tutta seguita da un media partner d'eccezione, che non la posso dire, ma a breve lo diremo. Nella prossima live ci dici anche quello. Farà tanto per far vedere tutto ciò che accadrà a New York. Quindi andiamo a vedere ovviamente Ghostbuster Day, che lo fanno il 10 di giugno con Ghostbuster Buffalo, organizzano loro. Quindi nella zona di Tribeca, dove c'è appunto la caserma, la Red Rate, verrà bloccato tutto, li faranno questa festa. Bello. Il giorno dopo andiamo direttamente da questi cari pompieri a presentare il progetto, a parlare un po' di Assolton Florence, e faremo cose interessanti. Renato, WhatsAppami di continuo, io voglio vedere tutto. Fai conto che sarò lì con voi anch'io, sono... troppo bello, una cosa bellissima. faremo più dirette possibili, cercheremo di documentare tutto, tante reel, poi con Matteo c'è già un'idea appunto di come poi fare un montaggio, perché poi sarà un mini documentario quello che accadrà. Certo. Quindi partiremo in tre, siamo io, Elisabetta Venturini, la vicepresidente Gens Florenzi, e Bruno Zangara, che è un altro associato Gens Florenzi, viene con noi, e che ci ha dato anche lui una grossa mano anche a livello di donazioni. E viene con noi, quindi siamo i tre ambassador che andiamo là a presentare questo progetto, perché comunque a quanto pare piace anche in America, quindi bene così. Ecco, ci vanno a piacere. Noi nel nostro spazio, lo sapete, casa vostra, Horror Delitto ormai, quindi noi condividiamo
cercheremo di condividere il più possibile per collaborare il più possibile al risultato. Ci ha portato benissimo, quindi bene. Ah, che bello. Bene. Allora, io ragazzi, prima di salutarvi, vi volevo chiedere una cosa, visto che qualcuno ovviamente non ha visto magari la live precedente. Qualcuno di voi ha voglia di raccontarci quello che è possibile sapere della trama di questo film? Così almeno... Andiamo un po'. Ora, si intuisce molto bene. Comunque, vabbè, c'è questa parentela tra me e il dottor Peter Venkman. E poi da lì nasce un'indagine su Firenze, perché io comunque sono il Bieri Badini Venkman, il nipote, che però ha una vita veramente disagiata, e però grazie a due personaggi, un personaggio del mio passato mi viene a trovare, mi svolta la faccenda con un assegno, e da lì poi inizia a decollare un'avventura che poi in realtà diventerà qualcosa di molto più grande, insomma, che c'entra Firenze e non solo. Quindi c'è un, come dice appunto Trader, c'è un collegamento col passato, non solo degli anni Ottanta, quindi di Ghostbusters, ma anche un passato medievale. E poi un cercare di capire cosa sta succedendo nel presente per proteggere il futuro. Quindi con una serie di indagini e situazioni su Firenze che porteranno poi a un finale un po' particolare. Io guarda... Veramente, cioè, oggi ho rivisto il 3, non si può dire altro, no, ma non vogliamo sapere altro, sennò poi sveliamo sì. Troppo, ovviamente. Allora, no, abbiamo fatto vedere, abbiamo anche una macchina, l'abbiamo fatto vedere. No, ma infatti ci siamo dovuti censurare, ci siamo dovuti censurare perché non potevamo mettere, di solito nel trailer finale un po' si osa, però abbiamo preferito mantenere un livello di hype abbastanza alto, si nota delle cose... Se le guardate, qualcosa si capisce. Abbiamo anche l'ectomobile. Ebbene sì, abbiamo anche l'ectomobile. Qualcuno ha detto, ma voglio vedere se ce l'hanno. Allora ho detto, mettiamo un pezzettino che si vede il giro la chiave, almeno quello. Mettiamo. Oh, ma quando facciamo la premiere ce l'abbiamo la macchina. Sarà fuori dal cinema. Poi io ci faccio tutte le foto sopra, voglio, cioè per forza. Sei una delle tante, l'ha detto. Sono tantissime. No, sarà lì, sarà il pezzo d'eccezione, sì, assolutamente. Perfetto, bellissimo. Anche immagino. Un aggeggio di macchina, veramente, proprio un aggeggio. Ah, una cosa vi volevo chiedere: dell'altra volta me lo stavo dimenticando anche stasera. Ma le attrezzature, chi le ha fatte? Cioè, come le avete? Citiamo un grande che è un amico, è diventato un fratello, che è Simone Galimberti di Officine Prop, e lui è di Milano. E penso io l'ho conosciuto durante il Covid. E vedevo la sua roba su Instagram, cosa faceva, ho detto, questo è un mostro, ma chi è? E poi da lì ho iniziato, lui fa, tra l'altro pensa che nasce come pittore, e poi dopo si è specializzato a fare i prop, si è intortato a fare tutta questa roba elettronica, eccetera, ha studiato tanto, si è applicato tanto, e ora, ragazzi, è diventato, pensa che i prop di Ghostbuster lui li manda a New York, gli richiedono da lì, al contrario, cioè gli italiani che danno materiale Ghostbuster agli americani, no, per dire. E lui fa tutta roba movie accurate, no? Quindi fa roba molto vicina alla realtà. Infatti gli chiesi lo zaino di Peter Venkman, ma invecchiato di 37 anni, e ha fatto un lavoro allucinante. Quindi abbiamo anche lo zaino di Ghostbuster Afterlife all'interno del film, e abbiamo anche quello di Ghostbuster 2. Infatti io ho quello di Ghostbuster 1 di Peter Venkman. Sì. Cosimo Gori ha quello di Ghostbuster 2, mentre il nuovo arrivato, che è il dottor Ermanno Galloni, la reclusa, ha quella di Ghostbuster Afterlife. E quindi l'abbiamo tutti e tre i design dei tre film, sì, esatto. Quindi c'è proprio tutta la scelta, tutta la varietà di un sì, omaggio, no, praticamente abbiamo... a ogni film. L'attenzione ai dettagli anche. No, abbiamo messo, in realtà ci sono, abbiamo dettagli di strumentazione di tutti e tre i film insieme. Nel prossimo si mette lo sparamelma, sì. Lo slimed. Slimed. Allora ragazzi, tu Erika avevi un'ultima domanda prima che... Sì, allora ero molto curiosa di sapere una cosa, visto che questo film comunque si ispira a un grandissimo cult mondiale, volevo sapere se avete avuto delle difficoltà da questo punto di vista a confrontarvi con questo, a parte tutte le altre insomma, di cui avete parlato prima, a confrontarvi con questo film così importante e famoso. Quali sono state le difficoltà quando avete iniziato a realizzarlo, a progettarlo, a studiarlo, eccetera?
Bella domanda. Io dico perché so che molti, ha moltissimi stimatori in tutto il mondo, quindi... Allora, è un argomento delicato, Matteo Piccinini sa perché ne abbiamo parlato tante volte e non abbiamo mai avuto paura, in realtà, di confrontarci su questo argomento, e l'abbiamo fatto con tutta l'umiltà del mondo di un fan che si avvicina a portare rispetto a quello che è un francese che è leggenda e sta facendo la storia, e siamo sicuri che lo farà anche col quarto film che uscirà quest'anno a dicembre al cinema, che è Ghostbusters Firehouse. E l'abbiamo fatto con tanto rispetto e c'è anche un grande rispetto anche verso Jason Reitman, che poi è scomparso, pensa, il giorno era il primo giorno delle nostre riprese. E abbiamo saputo la notizia mentre eravamo sul set, è stato un segno strano, l'abbiamo preso un po' anche come benedizione però, della serie speriamo ci provegga, e abbiamo inserito anche una bella cosa per lui all'interno di Assault on Florence, che ti assicuro che non vediamo l'ora che Jason Reitman, il figlio, lo possa vedere, ma lo vedrà sicuramente, lo posso garantire, e secondo me gli andiamo a toccare il cuore. Quindi l'importante è quando tu tocchi un argomento del genere, da fan e non, devi avere il massimo rispetto, zero paura, e poi siamo contenti per tanti haters che sono usciti fuori successivamente, che significa, come Matteo mi ha insegnato, che stiamo facendo bene. E quindi quando tu colpisci bene l'obiettivo, allora vuol dire che va bene così, va bene così. Poi, quindi, come si dice, l'importante è parlarne, no? Di una cosa. Sì, fondamentalmente. Sì. Male non fare, paura non avere, no? Quindi, sicuramente. Allora, ragazzi, io vi ringrazio immensamente di essere stati con noi. Grazie a Matteo, Simone, Renato, e vabbè, Renato e Matteo ormai sono di casa. Benvenuto anche a te, Simone, ormai sei parte di Horror Delitto anche te. Allora, io nei prossimi giorni spammerò a più non posso il trailer in ogni dove, in fasce orarie alterne, cercherò in maniera che lo possano vedere tutti in tutto il suo splendore. Quando saremo un po' più in dirittura d'arrivo, spererei di fare un'altra live, magari per annunciare appunto la data. Facciamo uno speciale uscita. Magari si fa un pezzettino? A tipo Marvel. Pezzettino anonimo. Così fa venire la voglia. Così. Esatto, proviamo. Proviamo a rimandarlo un attimo prima di salutarci, se per caso il tempo fosse un attimino più clemente, ci si prova. Ecco. Allora, faccio un tentativo, ragazzi, ma stavo pensando di mandarlo un attimo prima della sigla, quando vi avevo levato tutti, per vedere se la linea mi era più amica. Allora, salutiamoci, levaci e poi manda il trailer. D'accordo. Ragazzi, io vi saluto con la speranza che questa volta sia possibile vederlo. Comunque, se non lo riusciamo a vedere, fra poche ore lo fisserò in alto nella pagina. Da stasera sarà visibile anche sul canale Gens. Sì, Renato, tu mi avvisi, appena dopo mi mandi un messaggio, io lo fisso subito in alto, così rimane lì. Ogni volta che qualcuno entra ci deve passare per forza, quindi lo vedo. Anche non volendo scappano per forza. Sì, per forza. È bella sta cosa, bene. Allora, ragazzi, un abbraccione, salutatemi la mia Firenze, visto che voi siete per in là. Sì, assolutamente presto. Grazie Erika per la spalla e di niente, anzi, un piacere. A presto. Grazie a voi. Grazie. Ciao.
Abbiamo analizzato l'area dove sorge il castello e abbiamo scoperto che si situa proprio sulla linea del drago, altrimenti nota come linea terrestre di San Michele Arcangelo. Allora, vuoi proprio collaborare? Collaborare? Devo ancora farmi il primo caffè del mattino e devo ancora andare al cesso. E allora vuol dire che per questo assegno torneremo la prossima volta. Va bene, avete catturato la mia attenzione. In cosa posso esservi d'aiuto? Chiamala Fatima, chiamala Fortuna, chiamala Karma. Ho la convinzione che tutto accade per un motivo. Ci sono dei luoghi che hanno la particolarità di assorbire enormi quantità di energia psicocinetica. Bisognerebbe anche trovarci di fronte ad una congiunzione astrale che accade ogni 500 anni in un preciso giorno di primavera. Beh, questo sappiamo già quando succederà. Domani notte, alle 3 in punto. Questo a volte può formare dei semplici orbs che sono totalmente innocui, ma in alcuni casi può significare il ritorno nella nostra dimensione di alcune entità. No, 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 non guardi me, anch'io parlo solo italiano. Fatto paura? No, no, figuriamoci, noi anzi siamo abituati a bere. Ma dimmi, sei nuova qui in villa? Quindi pensi sia posseduto? Credo sia il caso di tornare al castello a fare due chiacchiere.